coinvolge tutto il pubblico. Sentiamo l'applauso solo di dietro, dai! Quello davanti e tutte con noi! Balla come il papi, eh? Balla come il papi! Papà la nuova così, No, veramente, stavo dicendo una cosa, mi fate scusare. Commercialista a Milano, mi telefona una commercialista con una voce indisponente. Però sei a campagna, di che? Non è a Milano? Dico no, sono a Taranto. Ah, ma il ragioniere mi ha detto che gli deve fare il Q. Un Q a me, proprio un Q. Come il Q? No, il Q, il CUD. Ah, il CUD, gli fate fin da capire. Che cos'è il CUD? Se dico F24, lei che cosa mi dice? Io dico affondati, che cazzo è la battaglia navale? Ma ha avvisato sua moglie della crescita del PIL? Cazzo, di certi PIL, Guillermo. Che cazzo ridi? Che l'hai vista, Guillermo, tu? E ridi. Non lo so, ma dimmi tu, non pensi una cosa. Che poi voglio dire, allora quando vengo qua, recupero quello che non ho. A me le processioni, a me... Ma non ce n'è neanche io, prima ricordo mamma quando mi parla della processione. Adoria, ostia divina, i cortelletti, adoria, ostia d'amore. Cioè proprio, era tutto uno spettacolo, quando piangeva, sembrava una pop star. Arretto con carro di Gesù, giusto una chiechettina al volo. Arretto con carro di Gesù, sembrava una pop star. Vi giù, diventava Steve Wonder, in un concerto. Tirava il carro di Gesù, no? Tutte le sue fans dietro. Che cazzo ridi, che è? Come se avessi messo un cacaturga. È un fazzoletto. Va bene, dice, fai ridere tu. Sei bello tu. Quando tirava il carro, si vedeva una pop star. Tutto quando a rete, le fans. Lì tirava il carro. A Milano io vado su via Monte Napoleone, vedo la vetrina, una mutanda firmata Dolce Gabbana, 400 euro! La mutanda! E che ci sono dentro? Le manine che te lo accarezzano! Se vai a Pulsano, 400 mutanda, 1 euro ti danno! Oh no, è così, voi che siete del posto, ma stai scherzando, ma voi insomma... È vero. L'amore verso la propria donna, io mi ricordo... Quando stavo a Foggia, tanti e tanti anni fa, nel 75, stavo abbordando la mia attuale moglie, se io tengo 40 anni arresto domiciliare a casa. Non mi ha messo la catena, un guinzaglio proprio. Ma mi sono ricordato quando lei passeggiava sul viale di Foggia, dimenava il suo fondoschiena, e gli guardavo il tuo fondoschiena, e mi è partita una frase in veneto, Madonna che culo catina, che si sente il Veneto, no? E dice, ti piace? Dico, sì, se vieni a casa, papà te lo fa fare qua, vieni. Scusate, le battute le capite o ve le devo far spiegare da batterista? Che Carlo, fai un sorriso allora, che qui c'è dei denti che sono delle tenaglie, guarda. No, per dire, allora io, mi devi dare l'altro pennarello, perché questo qua non trovo più il tappo, tesoro. Quindi portami l'altro pennarello che io poi... Devo fare lo sketch, guarda, questo non scrive più, anzi scrive, vabbè. E quindi vi stavo dicendo, oggi, grazie, gentilissimo, vabbè, e quindi vi stavo dicendo che non ho più quelle cose che c'avevo una volta. Io appena sono arrivato a Milano, siamo arrivati con 14 valigie, uno con i vestiti e 13 con le cose da mangiare. Appena siamo arrivati io e mia moglie, sti valigie, tutto sudato, ho visto un capostazione, ma un capostazione a Milano mica è quello di qua, tutto sbracato, no. A Milano sono perfetti, un cappello, sembrava un western, un cappello da cowboy, sì, la cartucciera, la paletta e il fucile, e sembrava un western, un film di Sergio Leone. Io e mia moglie qua, un capostazione qua appena ci ho visto, se ne va a Mosca. Io stavo qua, mi chiedo, che cazzo è qui, da c'è?
Ma ci facciamo a canoce, stacci. Questo mi guarda. Ehi tu, faccia di merda. E mia moglie, ma dopo, no, sei già sparsato, usci qua, che cazzo? Ma ti sperate? Stacci, non capisci niente, stai zitta. Scusa, chi è faccia di merda? Come chi è faccia di merda? Lei? Te, ce l'hai il PSA? Mia moglie, che scusi? Il PSA, il PSA, ce l'avete il PSA? E mia moglie, ma si è fatta la prostata, mio marito. Che prostata, che tacci? Scusa, che cos'è il PSA? Come che cos'è il PSA? È il permesso di soggiorno autenticato. Un permesso soggiorno? Ma noi veniamo da Foggia. Allora, se venite dall'Africa, ci vuole anche il certificato contro la malaria. E mia moglie, chi è sto chitermo? Tacci. Ho già finito, tacci. Scusi, ma lei chi è? Come chi sono? Lo vede? Migul Capustassiu. Te come ti intitoli? Come? Tu, come ti intitoli? E mia moglie, che cazzo è? Non ci dite i titoli? Dici come ti chiamo? Tacci! Piacere, Pino. E lei? Massimo Piercarlo Maria Giovanni. E mia moglie, che cazzo è? La cooperativa? Massimo Piercarlo. Chi è l'amministratore? Che non saci? Vedi che signorante, a Milano fanno pochi figli e quei pochi figli che fanno gli danno 5 nomi. Statici, guarda le valigie, 14 valigie, e allora, e dici milanese stretto, a mia moglie che capisci, e sciora, e c'è? Cosa l'è che schi? Cosa l'è che schi? E che cazzo è l'esquico? Cioccolato, chi è l'esquico? Poi vengo, allora sia chiara una cosa, in sci, che voi venite dall'Africa qui, terun negro e musulman, stia alla larga da Milano. Druga, pirla e culatun, anda fuori dai cuglioni. E mia moglie, ma fa mocca a mamma. Cosa ha detto la sciura? No, ha detto andate a fare in bocca a vostra madre. In che senso? Vuol sapere cosa ha mangiato? Andare a fare in bocca? Cosa stai dicendo? No, no, io niente, ma fa mocca a mamma, che c'è? Cosa dire la sciora? No, ha detto andate a fare in bocca a vostra, vuol sapere cosa ha mangiato la mamma? E la mamma? La mamma cosa mangia la mamma? Mangia la cassola e il gorgonzola. E voi? E mia moglie? No, noi ci mangiamo leggeri. Ah sì? Cosa hai mangiato? Le verdure. Ah, verdure. Siete vegani? No, siamo foggiali, va fangulo, vai, adesso le cifre. Grazie. Siamo in Puglia, voglio cominciare il mio show con il nottetempo con un brano tipicamente pugliese. Vi spiego chi è l'autore del brano, è Matteo Salvatore, un poeta contadino del Gargano che negli anni 60 in poi ha portato la canzone popolare in giro per tutto il mondo, soltanto con la chitarra. Un po' come me, che io sono stato il primo, e chiariamolo subito sto fatto, sono stato il primo nel 2003 a portare la voce del dialetto pugliese a Zelig, Pino Campagna. Eccoci qua, il poeta contadino che vi dicevo del Gargano è Matteo Salvatore, bravissimo, grandissimo. Quello che ha fatto la canzone magnati le zucchette e il limone, io saccio che ti piace, e bella mia ti fa capace, che il limone te la succhia. Vi ricordate questa canzone? Lui ha fatto quest'altra che si chiama La bicicletta, però voglio l'accompagnamento. Dai raga, via! Tutti hanno la bicicletta e marito me no, tutti hanno la bicicletta e marito me no. Sì, tu marito mio, la bicicletta la metto io, la bomba la metto tu e pompiamo tutte e tu. La 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 la. Tutti hanno la banana e marito me no. Tutti hanno la
marito me no. Sì, tu marito mio, la scodellina la metto io, la banana la metto tu, che bacio d'olio per tutte e due. Sulle mani, ragazzi. Tutti hanno l'ombrello e marito me no. Tutti hanno l'ombrello e marito me no. Sì, tu marito mio e l'ombrello lo metto io, e un manico lo metto tu, ce lo faremo tutte e due. Tutto tenere nella chiave e marito me no. Tutto tenere nella chiave e marito me no. Sì, tu marito mio, la serratura la metto io, la chiave la metti tu e chiamava tutte e due. Grazie, grazie a loro, grazie. Fantastici o no? Grandi, grandi, yes. No, fa dire, Milano ha tante cose, che tu vai a Milano, arriva il treno a Milano, e l'annuncio perfetto, non è che arriva un treno a Taranto, a Lecce, tutto sguaiato, no, a Milano sono perfetto, arriva un treno, stridolio delle rotaie, si ferma, sente come annuncio di treno. Milano Centrale, treno 747 per Varese, pronto al binario 12, da Milano a Varese, ferma a Segrate, Linate, Lambrate, Besnate, Capriate, Vimercate, e le altre fermate me le sono dimenticate. Tu vai a Foggia a prendere il treno, quelli che vengono da Lecce, che ti porta solo al nord, nella sala d'attesa, che confina col primo binario, cioè quando passa un treno fa così e va. È una cosa pazzesca, tu stai seduto e senti gli annunci. Arriva un treno. Bari,